Allora, io intanto ho discusso sin da subito se il Papa è una scrittura o una via, scappando perché qui non voleva arrivare alla fine. E poi volevo introdurre il tema del seminario che ho fatto. No? Non abbiamo avuto modo di interagire molto lentamente con gli organizzatori di questo workshop, quindi ho fatto un po' diciamo, una cosa che mi sembrava interessante fare. Da una parte ho introdotto non un crash course, ma un super crash course sulla programmazione di Arduino. E però ho dato molto spazio ad aspetti, come dire, filosofici del linguaggio C. Perché voi sapete che noi in grafici insegniamo a programmare il linguaggio C. Però è anche vero che dei miei colleghi sono una frazione di sempre a scrivere codice in linguaggio C. Io stesso non scrivo mai codice in linguaggio C. C'è, a dire la verità, un certo impatto sull'opportunità che si debba insegnare un linguaggio C oppure un altro linguaggio. Non tutti sono d'accordo che bisogna insegnare un linguaggio C. Io continuo ad essere sostenitore del linguaggio C, che è no, il prodotto, la base diciamo, del linguaggio, il linguaggio con il quale si impara con gli altri linguaggi. E cercherò diciamo, di darvi una, di convincervi di questo. Allora, chi segue un po' la mia attività sa che io ho due fissazioni. Una è quella del linguaggio. Il linguaggio è inteso come lingua che si parla. Allora, io ho la sensazione di considerare, per esempio, la matematica niente più che un linguaggio per la fisica. Se si parla con qualche matematico, alcuni matematici sono fortemente in disaccordo con questa opinione, altri sono d'accordo, altri non lo sanno. Ora è chiaro che la matematica è una cosa, è un'attività scientifica estremamente importante che va ben al di là del fatto del linguaggio, è un'attività creativa molto forte. Molto importante, però per un fisico la matematica non è altro che il linguaggio. Cioè una delle cose che si dice spesso è che l'eleganza delle equazioni matematiche è un indice della completezza della teoria. Questa è una fesseria dal mio punto di vista. La bellezza delle equazioni matematiche è da solo dall'abilità dei matematici di scrivere in maniera bella delle informazioni che altrimenti lucano molto male. Basta guardare le relazioni di Maxwell originali che non hanno affatto la forma che hanno sui libri che usate per impararle, ma diciamo, se andate su una applicazione di Maxwell, delle relazioni di Maxwell sono 12 e sono scritte su una pagina di libro che è legata a Slide, bisogna aprire così per poter scrivere il fatto di Slide. Quindi domani, è chiaro che la bellezza non è una cosa intrinseca della matematica, dipende dal libro. La stessa cosa vale per l'informatica. L'informatica è un linguaggio, per chi la fa allo scopo di realizzare qualcos'altro. È chiaro che chi studia informatica teorica, chi studia diciamo, l'informatica per l'informatica, fa un altro tipo di considerazione. Ma per chi fa il fisico, o per chi fa il matematico, o per chi lavora in una casa di produzione cinematografica, l'informatica è un linguaggio che né più né meno, e ha tutte le caratteristiche di un linguaggio. Un'altra delle mie fissazioni è sulla parola da creare. Ora, la parola creare è una parola interessante, a questo proposito, una cosa di questa parola che voglio raccontare, un episodio che ha raccontato il professor Magnani quando era direttore generale del CERN. Quando il direttore generale del CERN Magnani mi raccontò che si recò in visita al laboratorio del Papa, che a cui fecero fare un tour del laboratorio, portarono a LRC e Magnani spiegava che loro facevano scontrare i colori all'interno dell'acceleratore e da questo dallo scontro dei colori si creavano le particelle. E il Papa gli disse: no, ho sbagliato questo. Creare un'attività riservata solo al mio principale, ma voi al massimo producete particelle. Dove è creare? Allora io voglio dire che
detto che i fisici creano particelle, ma ho sempre detto che i fisici producono particelle, perché è vero, però non è vero che l'attività di creare è un'attività riservata al nostro Signore. L'attività di creare è un'attività riservata al nostro Signore e a quelli fatti a sua immagine e somiglianza, cioè il nostro Figlio. Perché noi altri creiamo. Creare significa fare qualcosa che ricorda il sistema. E gli informatici, i matematici, i fisici e tutte e gli artisti fanno tutti questa operazione. Bene, quindi tutte le scienze sono arti, né più né meno che la musica, la letteratura, la scultura, la pittura, perché tutti costoro fanno cose che prima non esistevano, creano delle cose. Bene, fanno quindi qualcosa che è molto vicina all'attività di una divinità. Il bello di fare il gioco di questo potenziale è proprio questo, che soprattutto di essere unito perché crea. E quindi lo scopo del linguaggio è quello di aiutare le persone a creare. Ora, tutte queste cose subiscono un'evoluzione e ha sempre, diciamo, lo scopo di farvi vedere come il linguaggio C si possa paragonare all'arte e all'evoluzione del linguaggio naturale. Voglio fare una brevissima storia del linguaggio C. Allora, il C, diciamo, è una creazione di Dennis Ritchie, che è questo signore che fa. Ha inventato il PC nel 1972 per un computer che si chiamava PDP-11. Bene. Il linguaggio C che ha inventato Dennis Ritchie lo potremmo paragonare ai Promessi Sposi di Alessandro Manzoni per la sua struttura grammaticale. È un linguaggio un po' pomposo, un po' preciso, bisogna stare attenti a quello che si scrive, ma lì con il libro che vuole meno, la memoria, il nome, bisogna fare molta attenzione. Questo linguaggio derivava da un altro linguaggio, che era il linguaggio B di Ken Thompson, che possiamo paragonare a ieri, nel senso che il B era molto più complicato del C. Bene, aveva una maggiore rigidità ed era meno flessibile, si prestava meno a risolvere i problemi. Così come una opera in poesia, in rima, come la commedia, si presta meno, diciamo, a certi tipi di racconti che si prestano invece di più sotto forma di romanzo. Bene, quindi possiamo paragonare l'opera di Ken Thompson a quella di Dante Alighieri, così come possiamo paragonare l'opera di Ritchie a quella di Manzoni. A sua volta, Ken Thompson aveva prodotto, diciamo, il suo linguaggio B dal BCTL di Martin Richards, che a questo punto, diciamo, possiamo identificare con Cicerone, quindi il latino dei linguaggi di programmazione. Questa è un tipo di programmazione che oggi sanno solo i super specialisti, come anche io sono considerato, non sono specialista in questa cosa. Così come oggi nessuno sa il latino, a meno che uno non abbia studiato, nessuno sa il latino meglio, va bene, forse quelli che hanno fatto un liceo sanno un po' di latino, però se ti dai in mano una cosa scritta in latino vero, cioè che non sia un'opera di quelle famose, difficilmente riesce a capire. Ci vuole uno che faccia il mestiere di latinista. E quindi, diciamo, questo linguaggio aveva in sé, diciamo, tutta una serie però di strutture sintattiche che sono state elaborate nel corso del tempo, sono state migliorate, sono state rese più semplici e quindi alcune delle difficoltà di quel tipo di linguaggio, che sono l'equivalente alle difficoltà del latino, con il tempo sono sparite grazie alla opera. Dopodiché, diciamo, il lavoro di Dennis Ritchie, di versione del C, in realtà è stato reso popolare, se vogliamo così, dal lavoro di Brian Kerrigan, che è stato un signore qua,
il quale è identificato comunemente come il coautore del C, insieme a Dennis Ritchie, ma che diciamo, per sua stessa missione, lui in realtà dice di non aver fatto praticamente nulla nello sviluppo del linguaggio C, se non aver aiutato Ritchie a scrivere l'intro che insegniamo C. Ora questa in realtà, diciamo, Kerrigan la diceva in un'intervista con una certa potenza, diciamo, non sono io l'autore di quel linguaggio, bisogna dare tutto il merito a Ritchie, io non so aiutare a scrivere l'intro, ma in realtà è una cosa importantissima, perché se uno inventa un linguaggio estremamente importante, ma poi con questo linguaggio non lo usa nessuno perché è troppo difficile da spiegare, questa lezione è inutile. Invece, se qualcuno riesce a spiegare bene questo nostro linguaggio, il linguaggio si diffonde, questa cosa è molto utile quasi dell'invenzione del linguaggio. Quindi, quello che ha fatto questo signore qua è quello di rendere ancora più estremo il linguaggio, nel senso che la lingua è la stessa. La lingua di Manzoni e la lingua che parliamo oggi è praticamente la stessa, è diversa dalla lingua di Dalgalino. Noi parliamo la stessa lingua di Manzoni, ma sfruttata di tutta una serie di cose, se volete, superflue. E questo, diciamo, quindi lo possiamo paragonare l'opera di Kerrigan a quella di Italo Calvino, che ha sfruttato, diciamo, ha reso molto più leggero il racconto che si poteva fare nell'Ottocento. Infine, possiamo passare a quello che oggi viene considerato il naturale discendente del C, ma che così non è, che è il C più di Piano Strusso. Ora, Strusso noi lo possiamo considerare paragonabile a Eco, a Umberto Eco, perché, diciamo, Strusso quello che ha fatto è usare il linguaggio C per inventare una nuova forma di linguaggio, che è C, che è, a dire, cioè, se uno va a vedere, è un linguaggio completamente diverso, che con il C ha a che fare in comune è soltanto le regole sintattiche. Il modo di programmare che si usa in C è completamente diverso da C. Nel C non ci sono dati e funzioni che lavorano sui dati, ci sono oggetti che interagiscono tra loro appartenenti a delle classi. È una cosa, è un concetto completamente diverso, si programma in modo del tutto diverso. E Umberto Eco ha inventato nuove forme di romanzo, nuove forme di racconto, usando la stessa sintassi dei predecessori, ma inventando qualcosa di nuovo. Uno dei motivi, no, quindi, per imparare il C è che il C è il prototipo, se volete, di più linguaggi moderni, esattamente come la lingua di Manzoni è il prototipo dell'italiano. Ma voi perché studiate o per imparare a studiare quando si sposa in scuola? Ma lo studiate non si sposa perché dovete sapere la parola, non si sposa perché dovete capire diciamo, qual è l'origine della vostra lingua. Quella vera, quella che parliamo oggi, la si capisce su quel romanzo. E a partire da quel romanzo si possono costruire linguaggi semplici, che non necessariamente sono più semplici dal punto di vista espressivo, sono più semplici dal punto di vista delle regole, che sono più rilassate rispetto a quelle che usava Manzoni. E però diciamo, la conoscenza di quella lingua è fondamentale per riuscire a parlare la lingua corretta. E quindi, se per riuscire a programmare bene un linguaggio moderno, è bene conoscere il C, perché se io conosco tutte le trappole del linguaggio, quindi in base che c'è, poi diciamo, posso usare al meglio i linguaggi moderni, che peraltro condividono con il C tutte le regole sintattiche. Tutte le regole di come si scrive un programma sono praticamente in comune con tutti i linguaggi di programmazione moderni. Quindi, se io imparo il C, se parlo di nuovo il latino, poi posso imparare facilmente tutte le lingue europee, per esempio. Se imparo il C, posso imparare tutti i linguaggi europei, in modo molto semplice. Un altro motivo per usare il C è che il C è considerato un linguaggio vecchio e obsoleto, ma se uno va a guardare questa pagina, www.iobio.com, che calcola mensilmente l'indice della popolarità di
linguaggio di programmazione, vede che il C è saldamente in testa insieme a Java, che peraltro non gli devo citare sintassi, quindi no, una volta che hai imparato il C, hai imparato più della metà dei linguaggi che utilizzano le persone nel mondo per diversi progetti. Vedete che la differenza tra C e Java e tra C e tutti gli altri linguaggi è enorme. Questo è un indice percentuale, e se volete sapere come è costruito questo indice, andate sulla pagina di chiocciola.com e lì c'è spiegato il dettaglio di come è fatto questo indice. Quindi il C, nonostante sia così vecchio, è ancora oggi esattamente uno dei programmi linguaggi di programmazione più diffusi in tutto il mondo. Una cosa analoga a questa che abbiamo discusso adesso relativamente al software si riferisce all'hardware. Allora, in passato, quando si doveva progettare qualcosa che doveva servire a costruire dei dispositivi più o meno intelligenti, una linea di produzione automatica, un robot, un termostato, per dire una cosa a parte, serviva un microprocessore, era una scheda di elettronica per programmare la quale c'era bisogno di competenze molto avanzate. Bisognava conoscere il linguaggio macchina di quel professore, bisognava avere competenze di elettronica per poter interfacciare con il professore di dispositivi esterni. Ci voleva un ingegnere, insomma, per fare una cosa del genere, per forza, e anche un fisico che è in grado di fare questo lavoro. Allora, qui di nuovo possiamo fare un parallelo con l'arte, invece che usare la letteratura, usiamo altre tipo di arte, per esempio la pittura. Bene. Il prototipo dei microprocessori moderni è stato inventato e realizzato da Federico Mancina, che è un italiano e pure fisico, che era a lavorare con Intel e ha costruito il primo microprocessore commerciale della storia. E questo microprocessore era anche lui difficilissimo da programmare. E lo possiamo paragonare all'opera di Michelangelo Buonarroti, che ha vinto la Cappella Sistina. È un'opera che sanno fare in pochissimi al mondo. Però poi, col passare del tempo, la gente si rende conto che basta mettere delle cose accessorie attorno a questo microprocessore e costruire delle cose più semplici. E uno di questi, una delle persone che ha fatto questa cosa, è Davide Guardielles, che ha costruito un oggetto che era un microprocessore con un'interfaccia segnale allargata, con delle porte digitali e delle porte analogiche collegate direttamente tra di loro, e ha costruito quindi una cosa che è molto più fruibile da parte di una persona non particolarmente skilled, e quindi la possiamo paragonare all'opera di Picasso. Un quadro di Picasso è infinitamente, dal punto di vista tecnico, è infinitamente più semplice dell'affrescare la Cappella Sistina. Per quanto il contenuto artistico di quell'opera può essere considerato più o meno uguale a quello della Cappella Sistina, dal punto di vista tecnico, se in quel caso non si parla di tanto, si parla molto meno, Davide Guardielles è colui che ha disegnato l'architettura hardware di Arduino. Questo non basta, no? Perché vi serve anche sapere, poter intervenire su quell'architettura per farvi fare quello che volete fare. Questo è fatto passo passo, che ha inventato il sistema di programmazione di Arduino, e quindi possiamo parlare a Mark Rocco, che se lo conoscete, è un pittore che fa delle tele che sono monocolore. La tela è un solo colore, a massimo che la cornice di un colore leggermente diverso da un palco. E quindi di nuovo questa cosa è tecnicamente infinitamente più semplice ancora di quanto efficace. Poi artisticamente non trovo di discutere, ma dal punto di vista tecnico certamente è molto più facile rendere possibile a tutti, a chiunque, anche chi non ha studiato, anche chi non è andato a bottega, di rifare quel quadro. Ok? Anche un ragazzino sa fare quel quadro.
c'era una cosa che diceva che parte moderna, no, questo lo so fare anche io, sì, ma come faccio? E quindi diciamo, lo devi fare per primo per dire che è altro. Quindi Massimo Banzi ha reso possibile anche a un ragazzino di programmare un microprocessore, okay? E di costruire quindi uno strumento che faccia quello che io desidero senza avere una laurea di ingegneria, ma neanche senza avere un diploma. Mio figlio che fa il quarto liceo scientifico, lo chiama a cui non perché è l'azienda di nuovo, perché è l'azienda di scuola. E sa, diciamo, come fare le cose, diciamo, che comanda dei colori, per creare la misura delle grandezze, che è una cosa che fino a qualche anno fa poteva fare soltanto un genitore, però Arduino è questo, diciamo, questa è la scheda Arduino, come la conoscono. E la programmazione di Arduino si fa attraverso una interfaccia, oggi ci sono anche delle command line interface in cui l'utente deve solo mettere, deve scrivere due funzioni. La funzione setup che viene iniziata e eseguita una sola volta all'inizio e la funzione input che viene chiamata in continuazione. Ora, qui diciamo che tutti quelli che stanno oggi, uno si chiede, diciamo, ma il main dov'è? Non c'è il linguaggio di programmazione di main. In realtà c'è. E che non si vede, perché siccome c'è sempre, e questa è una macchina molto semplice, per utilizzare un solo programma una volta, nella libreria Arduino, se voi andate a ricordare, c'è un programma che si vede così sostanzialmente. Cioè int main fa int che non si vede, che inizia chiama setup e poi chiama loop. E questo è il linguaggio C. Quindi qualcuno ha imparato il linguaggio C, sa anche programmare una macchina reale. Ora, come fa questa cosa? Questo è il super crash course di Arduino, perdonate, non pensate già tutto. Allora, il setup è una funzione che viene eseguita una sola volta all'inizio del ciclo, quindi quando si accende la macchina, la funzione è identificata da un identificatore con due parentesi tonde, le parentesi tappe sono gli stessi identificatori che si usano nel C. A rigore, diciamo, questo linguaggio non è proprio C, potrebbe essere più simile al C più che al C, però si può interpretare come linguaggio C, quindi sono gli indicatori esattamente come il linguaggio C, che delimitano il corpo della funzione, e poi io posso chiamare delle funzioni, in questo caso anche il mode, con dei parametri, esattamente come si chiamano le funzioni nel linguaggio C. Questa funzione, ad esempio, serve a settare il modo di funzionamento di un pin, che può essere un pin di output oppure può essere definito per il pin di input. I pin analogici di Arduino servono per fare delle misure di tensione relativamente al grado di Arduino, quindi come nel linguaggio C standard, le variabili vanno a dichiarare il loro tipo, c'è un operatore di assegnazione del risultato di una funzione a una variabile. La funzione analog read pin legge la lezione sul pin, naturalmente quello che legge è un numero digitale compreso tra 0 e 1023, 10 bit, e questo numero, diciamo, i nomi dei pin sono codificati dalle costanti, questo numero può essere convertito in volt moltiplicando per l'opportuno fattore di conversione che è 5 diviso 1023. Il numero massimo rappresentabile dall'analog read che è 1023 numero di 10 bit corrisponde ad una tensione di 5 volte. Ora, un esempio facile di utilizzo di questa cosa è, per esempio, questa è una Arduino Mega, una Arduino 1 è la stessa cosa, ci si attacca un sensore di qualche tipo, per esempio un sensore che misura la radiazione UV, si guarda la documentazione di questo sensore e si vede che l'intensità di corrente emessa da questo sensore vi dà la potenza in milliwatt diviso 9, la tensione che misurate in uscita da questo sensore è 4,3 moltiplicato per questa intensità di corrente, e l'intensità dell'indice UV si ottiene moltiplicando per 10 il valore di tensione, e così via. Quindi quello che voi dovete fare è semplicemente scrivere un programma in cui fate l'analog read del pin di output di questo sensore, moltiplicato per 5 bit per 1023 per avere il volt. Di volta li dividete per 4,3 per ottenere la corrente, e la corrente la moltiplicate per 9, quindi ottenete la potenza che è stata rivelata
nella banda occulta, questo senso, ok? E l'UV index, che è un numero che dice quanto è intensa la radiazione UV, che sta essendo emessa in quel momento, la ottenete semplicemente moltiplicando per 10 la tensione che avete. Quindi è una cosa facilissima, ma è facilissima solo perché qualcuno sta usando in maniera intelligente questo linguaggio, che è il linguaggio C che noi cerchiamo di insegnare ai nostri studenti. Ci sono anche dei bit digitali che possono essere utilizzati, cioè che possono assumere due stati, high and low, vero o falso, 1-0. Questo assegna digital drive, assegna lo stato del pin. Il stato del pin può essere alto oppure può essere basso, e poi ci sono le funzioni di controllo di timing, alcune eseguono dei ritardi di microsecondi, questo è 150 microsecondi, per esempio questi eseguono dei ritardi di microsecondi. Un ciclo fatto in questo modo mette alto e basso un pin digitale abbia con una frequenza di millisecondo e con un disagio di 150 microsecondi, e quindi il risultato è che se voi leggete con lo scopio la tensione ai capi di un pin, avrete un'onda quadra di questa forma. E quindi potete costruire delle cose che di nuovo ci voleva un ingegnere elettronico per fare una volta, ma non una volta il secolo scorso, fino a 4-5 anni fa. Allora, quando uno sa bene il C, quando uno ha studiato il C, così come quando uno ha studiato canzoni, scrive bene una lettera formale o informale che sia, quando uno ha studiato il C riesce a fare delle cose che chi non ha studiato il C non fa semplicemente perché non pensa alle conseguenze di quello che sta facendo, non conoscendo quello che c'è sotto. Questo per esempio è uno sketch di Arduino che serve per accendere e spegnere un LED alternativamente omnisecondo. Praticamente il compagno di prima mi era usare il cane, e questo mette millisecondi tra un'accensione o lo spegnimento dello stesso pino digitale. Allora, guardiamo un attimo, questo è come lo trovereste su qualunque tutorial di Arduino che trovate sulla rete. Allora, tutti quanti scrivono qua sopra una cosa del tipo: definiscono una variabile LED pin uguale 13, per dire che voglio usare il pin 13 da accendere e spegnere il LED, e quindi qui uso la variabile LED pin per dire quale pin voglio alzare e abbassare il tensione. Ok? Allora, questa cosa è quello che farebbe chiunque non abbia studiato abbastanza bene il C. E questo è quello che si trova praticamente sempre su tutti i tutorial di Arduino che trovate sulla rete. Quasi mai si trova quest'altra cosa. Define LED pin 13, che invece uno che ha studiato il C pensa subito di fare. Ok? Dov'è la differenza tra questo e questo? Allora, ci sono due differenze. Una, diciamo, semantica, e l'altra sintattica. Allora, la differenza semantica consiste nel fatto che se io scrivo internet pin uguale 13, sto in qualche modo implicitamente ammettendo che l'end pin in via di principio può variare, è una variabile, e quindi per definizione varia. Quindi nessuno mi garantisce che durante l'esecuzione del programma quella variabile non possa cambiare il valore. Se quella variabile cambia valore per errore o per scelta, il funzionamento del programma cambia. Ok? Quest'altra dicitura, dice, define LED pin 13, comunica a chi legge il programma un'informazione in più. Comunica a chi legge il programma che LED pin non può cambiare, il pin a cui è attaccato il LED è quello, e quello deve rimanere durante il gruppo del programma. Ma questa non è l'unica differenza, esiste una differenza tecnica che deriva dalla sintassi che viene utilizzata. È riservato dello spazio nella memoria della macchina per ospitare il valore di quella cosa. Ora, in questo caso questa cosa può essere rilevante, perché tra 942 e 930 byte su una macchina come Arduino non c'è un grosso problema. Ma tutti quelli che programmano una macchina come Arduino sanno che la memoria è molto limitata su Arduino. Basta fare uno sketch leggermente più complicato per salvarla facilmente. E in
quel caso è importantissimo sapere come ridurre l'occupazione di memoria. E la prima regola è questa, quella di usare le costanti e non le variabili. Allora, diciamo, ci sono diverse regole che impara un programmatore di impara il linguaggio C. Allora, le regole sono queste, ne commenterò solo alcune, solo le prime, quelle principali. La prima regola è quella che viene comunemente indicata come KISS, che sta per Keep It Simple, Stupid. Cioè, molti programmatori usano scrivere il linguaggio C molto logico, molto, molto criptico, perché diciamo così fanno vedere che sono bravi. Questa cosa non sempre è la cosa migliore da fare. La cosa che conviene fare è scrivere del codice che sia semplice da leggere e da interpretare. E di nuovo qui torniamo alla questione del linguaggio della letteratura. Se voi prendete un romanzo dell'Ottocento, sono minimo mille pagine. Il romanzo, diciamo, contemporaneo, 150 pagine, non possono passare. Perché si tende a tenerlo semplice, perché così si favorisce la lettura da parte del codice. Naturalmente questo è vero, diciamo, cioè chi si impone nella maggior parte dei casi, a meno che non stiate partecipando a un torneo dell'International Obfuscated C Code Contest. Bene, esiste questo torneo, che è un torneo di, che premia il codice C funzionante, che però diciamo, è scritto nel modo più offuscato possibile. Allora, questo è il vincitore del 2018, questo è un codice in C che può essere compilato e può essere compilato in tutte le direzioni. Cioè, se voi prendete questa figura e la ruotate di 90 gradi e compilate, ottenete un altro programma. E se la ruotate ancora di 90 gradi e compilate, ottenete un altro programma e così via. E ogni programma, quello, diciamo, quando lanciate il programma che avete compilato, genera l'immagine del programma successivo. E questo è una parte di quel contesto. Ricordo una pagina in questa qua, la pagina web, dovrei divertire a vedere, si chiama IOCCC.org, che sta per appunto International Obfuscated C Code Contest. È molto divergente, diciamo, come. Ruota il programma, il codice sorgente, ruota di 90 gradi, e quindi genera un file con il codice sorgente ruotato di 90 gradi che si può appunto ricompilare e generare il codice sorgente ruotato di 90 gradi. E quindi, a meno che non stiate partecipando a questo concorso, dovete scrivere del codice semplice da interpretare, perché questo codice può essere riusato da qualcuno che non siete voi, e anche se siete voi a riusare quel codice, dopo un po' di tempo dovete fare una fatica bestiale per capire quello che volevate fare, se non l'avete scritto opportunamente. L'altra regola di un buon programmatore è quella di usare l'espressività del linguaggio, torniamo sempre, diciamo, al punto iniziale. Okay. Il linguaggio non si usa solo perché è il mezzo tecnico, ma bisogna utilizzare le sfumature del linguaggio per dare un giusto registro al contenuto di quel linguaggio. Così come c'è una differenza tra un messaggino WhatsApp inviato alla fidanzata e una lettera inviata all'ambasciatore degli Stati Uniti, c'è una differenza tra come usate, da un contenuto magari può essere lo stesso, un appuntamento ad una certa ora e ad un certo luogo, ma il modo in cui veicolare quel messaggio può essere importante. E per fare questo, diciamo, il linguaggio C viene a disposizione degli studenti, non solo il linguaggio C, quindi gli altri linguaggi che sono derivati al linguaggio C. Quindi, per esempio, guardiamo questo pezzo di codice. Questo pezzo di codice che cosa fa? Legge un carattere della tastiera, attraverso la istruzione scatta, permette questo carattere in un punto di un array di caratteri che quindi rappresenta una stringa, e continua a leggere la tastiera e a popolare questi elementi dell'array di caratteri fino a quando viene premuto il tasto di no. Beh, questo è un ciclo che finisce la tastiera del tasto di no. Questo ciclo è assolutamente equivalente. Questo, fino a quando CH è diverso da online, quindi qua
comunque il nostro invio, leggi il carattere della sfera e metti l'occhio in funzione immediatamente successiva alla precedente della sfera. E vuole apprendere che due lenti hanno usato ciclo. Fino a che ci anca il carattere inserito è diverso da live, leggi il carattere della sfera e metti una diastrina. Ma c'è una differenza tra questi tre cicli. Questi tre cicli non sono equivalenti, sono equivalenti dal punto di vista tecnico, ma non sono equivalenti dal punto di vista del messaggio che veicolano. Questo ciclo veicola un messaggio che è il seguente. Questa operazione, quella di leggere la tastiera, un carattere, deve essere eseguita almeno una volta. Perché è la prima operazione che si legge dopo il tutto. Quest'altro non veicola questo stesso tipo di messaggio. Quest'altro modo di eseguire il ciclo è inopportuno rispetto a questo. Perché io voglio almeno che l'utente un tasto lo prema, magari perché l'utente il tasto di ma voglio che lo faccia. Questo qui fa la stessa cosa, ma non la dice nella stessa maniera. Perché in qualche modo questo rende in linea di principio palese che potrebbe anche essere che CH è uguale a backslash N prima ancora che l'utente inserisca il tasto di invio. Poi non lo è perché io lo definisco qui, ma questo potrei averlo definito molto prima e nel frattempo avrei potuto assegnare a CH un valore diverso. E anche questa non è la stessa cosa, perché questo è un tipo di ciclo che in qualche modo dice al programmatore che quello che avviene qui dentro avviene per un numero di volte che si conosce fin dall'inizio del ciclo, come si conosce a priori, perché quello è un ciclo per contare, quella è un'espressione che si usa per contare. Quindi se io so prima ancora di iniziare il ciclo quante volte voglio percorrere questo ciclo, allora userò il for. Se voglio sottolineare che una cosa si deve eseguire almeno una volta, userò il while. Se invece una cosa non si sa quante volte dura, quante volte viene eseguita e potrebbe essere eseguita anche 0 volte, allora userò il while. Basta. Questi tre cicli sono assolutamente equivalenti, sono tradotti tutti e tre nello stesso modo nel linguaggio macchina. Quindi uno si chiede, ma perché mi mette a disposizione tre strutture sintattiche diverse? Perché mi fai fare questo sforzo di imparare tre strutture sintattiche diverse per fare la stessa cosa? Il motivo è quello di aumentare il contenuto del programma, che non è solo tecnico, ma è anche, diciamo, ha un contenuto implicito che viene trasmesso in questa maniera qua. Così come nelle lingue ordinarie ci sono molti sinonimi e ci sono molti modi di dire la stessa cosa, ma a seconda di quale si sceglie, diciamo, si trasmettono messaggi diversi. L'ultima cosa di cui voglio parlare è, diciamo, che un buon programmatore considera le conseguenze dell'architettura della macchina. Questo è il C a prima fatto, perché il C è il linguaggio di alto livello, il livello più basso rispetto alla macchina. Cioè un linguaggio di alto livello sì, ma che non nasconde l'hardware della macchina completamente, come lo fanno invece i linguaggi moderni. I linguaggi moderni, la macchina proprio non si vede per niente, quello che c'è sotto, il pezzo di tempo, non esiste nel linguaggio moderno. Invece il linguaggio C, quando uno scrive delle tracce, deve sempre un po' pensare a quello che avviene dentro la scrittura. E questo, diciamo, il fatto di non pensarci mai può avere delle conseguenze, come pensare che, diciamo, chi studia un laboratorio di campo in questa università, in cui c'è questo noto esempio, che non è un esempio peregrino, perché per esempio l'operazione di media, di misure, è un'operazione che i fisici fanno spesso, come tutti i fisici fanno le medie di numerose misure sperimentali per ottenere il valore cosiddetto vero di una misura. E qualche volta questo numero è molto grande. Un esperimento come LHC, dove si raccolgono, si fanno 20 milioni di collisioni ogni secondo, e quindi capite che i numeri che sono in gioco sono altissimi. Quindi queste medie possono andare su numeri estremamente elevati. Allora, questo è un programma che semplicemente fa la media del numero 7 per 10 minuti. Diciamo di 10 milioni di numeri 7, ok? Quindi il risultato di questa operazione dovrebbe essere banale, dovrebbe essere che
La somma per 10 milioni di volte del numero 7, così, che si fa per uguale 1 per x che va da 0 per i che è minore di 10 milioni, somma a s il valore di f. Quindi io sommo 7 a s per 10 milioni di volte, dovrei ottenere 70 milioni, e poi una volta diviso per n mi dà 7. Non è perché per 70 milioni diviso 10 per 10 milioni mi dà 7. Allora, eseguiamo questo programma. Bene, compilo, eseguo il comando e cosa ottengo? 7,76. Perché ottengo 7,76? Perché quando sommo un numero piccolo e un numero grande si intervengono degli arrotondamenti che sono piccolissimi. Bene, diciamo il numero F è perfettamente rappresentabile, così come il numero 10 in più. La precisione con la quale viene rappresentato ciascun singolo numero sulla macchina è di 2 per 10 scusate, 2 alla meno 23, che quindi è un numero piccolissimo, che sembra lontanissimo da 10 minuti, pur tuttavia quel numero è sufficiente a far sì che si verifichi questo grosso problema di arrotondamento che si somma più volte nel ciclo e quindi si ottiene un errore di ben il 12% su questo. Questa cosa, diciamo, si impara con il ciclo, difficilmente si impara con altri linguaggi. Vabbè, queste erano le altre regole. Vabbè, ovviamente mantenere l'ordine del codice è una buona condotta, commenta il documento del codice e aderisce a fare un abstract del programming, cioè scrive il codice in maniera tale che ciascun pezzo di codice abbia un solo punto di massimo e un solo punto di minimo. Questo garantisce che il programma possa svolgersi nel modo più ordinato possibile e non ci possono essere più punti di uscita del programma in mezzo al codice, e questo rende più semplice il debugging e il controllo del flusso del programma. Allora, io penso di aver parlato già abbastanza, quindi fermo qui e cedo la parola.